Buonasera a tutti e buonanotte dei ricercatori. Prima di tutto mi presento, io sono Maria Cristina Fossi, professore ordinario presso questo Ateneo e mi occupo da diversi decenni di studiare l'impatto degli inquinanti sugli organismi marini. In particolar modo, negli ultimi 10 anni, il nostro gruppo di ricerca ha visto come target fondamentale lo studio delle plastiche, delle microplastiche e le modalità con cui questi minuscoli frammenti di plastica impattano la biodiversità del Mediterraneo. È proprio per questo motivo che ben più di 10 anni fa è nato nel nostro Ateneo il progetto Plastic Buster, prima è nato sotto la bandiera delle Nazioni Unite attraverso il network SDSN coordinato dal nostro Ateneo e la nostra progettualità ha lo scopo fondamentale di adempiere a uno degli SDG, in particolar modo l'SDG 14, cioè quello che è devoluto al mantenimento della biodiversità negli oceani. Qual era la finalità fondamentale del progetto? La finalità fondamentale del progetto è quella di monitorare l'impatto del marillittere e delle microplastiche nell'intero bacino del Mediterraneo, unendo in un unico sforzo la sponda nord e la sponda sud. Questo progetto ha avuto un grandissimo riconoscimento nel 2016 quando è stato labellizzato da Union for Mediterranean, coinvolgendo ben 43 paesi euro-mediterranei. È stato ritenuto uno dei progetti pilota allo scopo di diagnosticare e mitigare l'impatto del marillitter sulla biodiversità mediterranea. Il processo è stato lungo in termini di ottenimento di finanziamenti e finalmente nel 2018 il progetto è stato finanziato attraverso lo strumento finanziario Interreg Med della Commissione europea con questo progetto che si chiama appunto Plastic Buster NPA, cioè l'applicazione della metodologia di Plastic Buster nelle aree marine protette, che sono quindi il polmone della biodiversità mediterranea, e nel 2019 è stato finanziato nella sponda sud attraverso il progetto Common. Parallelamente, il nostro gruppo, che è universalmente riconosciuto come il nome Plastic Buster, cioè cacciatore di plastica, ha svolto molte altre attività di monitoraggio dell'impatto del marillitter nel Mediterraneo, ad esempio con un recente progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, che è il progetto AgriClean Fish, in cui ci siamo appoggiati a pescatori come strumento fondamentale per la pulizia del mare attraverso l'attività di Fishing for Litter e attraverso il supporto nel monitoraggio della presenza di macro e microlitter nei fondali. Cioè, tutti questi sforzi congiunti servono fondamentalmente a creare una conoscenza scientifica che dovrà servire in un trasferimento di informazioni alla governance per bloccare e ridurre l'impatto del marillitter nel Mediterraneo. Io vi auguro ora una buona visione del video Plastic Buster che è stato realizzato da Sky sulle nostre attività e buonanotte dei ricercatori.